Ecco, si parlava di cultura, di stereotipi e quello su cui bene o male tutti sono d'accordo è che sono molto importanti le strutture di prevenzione, le strutture di sostegno, ma soprattutto una cosa importante sarebbe cambiare una cultura, cioè avere una cultura del rispetto verso le donne, questa cultura del rispetto che spesso manca. A riguardo, poco tempo fa è stato presentato un progetto contro la violenza delle donne nella provincia di Firenze, cui ha partecipato la scrittrice Dacia Maraini. Il progetto si chiamava Passi Affrettati, come un suo libro. Sentiamo appunto di che cosa ha parlato proprio riguardo alla cultura del rispetto, Dacia Maraini. La situazione legale è migliorata moltissimo, effettivamente oggi per legge una donna è protetta dalla violenza, ma la legge è una cosa, i costumi, le usanze, le abitudini, la cultura è un'altra e effettivamente c'è forse anche una paura crescente in chi non vuole accettare l'autonomia femminile. Però io ci tengo molto a dire che per me non è che ci siano due mondi separati, genere maschile e genere femminile, che si scontrano e si odiano perché è un errore gravissimo. Penso che ci siano due culture, c'è la cultura del rispetto verso l'altro, l'altro in genere, anche lo straniero, anche diverso di colore di pelle, diverso di cultura, che non accetta i cambiamenti ed è quello che diventa anche violento, per esempio, contro gli immigrati. E poi c'è una cultura invece dell'accettazione, del cambiamento, della maturità, della tolleranza, dell'accoglienza. E questo, le due cose non sono separate. Se una persona, se un uomo accetta, entra nella cultura dell'accoglienza, sarà diverso anche verso la donna, verso le donne in generale, verso il mondo femminile. Dottoressa Bruno, ecco, questa riflessione su questa cultura del rispetto che necessariamente poi diventa anche una cultura dell'accoglienza. È una cosa importantissima. Noi a volte non ci rendiamo conto di quanti comportamenti, di quanti atteggiamenti ci passano sotto il naso, che di fatto condonano questi comportamenti, che li minimizzano. Educare alla comunicazione, soprattutto le donne e gli uomini alla comunicazione dei loro sentimenti, alla gestione dei conflitti, alla gestione degli aspetti più difficili di un rapporto, che voglio dire, ci sono comunque in qualsiasi tipo di coppia, in qualsiasi tipo di relazione, è uno dei compiti più importanti che abbiamo. Credo che a volte noi sottovalutiamo certi livelli di doppi messaggi Ecco, per che esempio. arrivano, no? Da una parte diciamo ci vuole la cultura del rispetto, della non violenza e poi, scusate l'espressione, viaggiano, che ne so, gli autobus con delle pubblicità dove il corpo della donna viene svalorizzato, spezzettato, utilizzato con sottintesi che di per sé non sono violenti, se vogliamo proprio. Sì, però potrebbe essere, diciamo, portare cioè questa Ma che svalorizzazione. portano appunto, ecco, a un'identificazione del corpo come un qualcosa che può essere utilizzato, cioè che viene utilizzato, il corpo delle Forse la donne. Ecco, sì, appunto, scissione c'è tra questa. corpo e interiorità con cui avere almeno la curiosità E di di entrare in relazionarsi. rapporto, Certo. esatto. Perché quello che diceva ora la Dacia Maraini, aggiungerei anche oltre alla cultura dell'accoglienza, del rispetto, anche la curiosità Certo. verso l'altra persona in genere, cioè la curiosità, quindi la voglia di entrare in relazione con l'altra persona che parta da un guizzo di curiosità verso l'altro. Se uno vede che insomma, sono fatti di cronaca recente che le donne si scambiano, come diceva la Lidia Ravera recentemente, come quarti di manzo, no? Allora se c'è una scissione tra il corpo che
con il quale la relazione sostanzialmente, se scisso da tutto il resto, è una, è quella certo. fisica, e appunto l'interiorità, e quindi mi permetto di dire, di entrare, di sconfinare una sfera non giuridica, ma è questo, no, il punto, cioè se l'altro diventa soltanto il nero, no, o quindi connotato solo per un carattere fisico, piuttosto che un seno, piuttosto che un sedere o quant'altro, è chiaro che poi muore la relazione, la voglia di entrare in relazione con l'altro, di scoprire cosa c'è dietro quel connotato fisico, in buona sostanza, per dirla. E quindi insomma, sì. poi si parla di rispetto, appunto, ma le parole hanno un contenuto. È un po' come se uno da un lato si invoca sempre più rispetto, sempre più comprensione, sì, sì. sempre più tolleranza, dall'altro però ci sono dei messaggi anche diretti e visivi che sono... Sono totalmente contraddittori con questo. Per cui non so, tantissime cose, ma banali. Un problema... Questo dei maltrattamenti, della svalorizzazione del corpo femminile, purtroppo è un problema che si ripercuote a tutte le età. Cioè non è che i più giovani possono essere considerati immuni, perché la violenza sulle donne viene fatta da uomini di tutte le età su altre donne, ecco. Non è qualcosa... Lei nella sua pratica professionale trova che ci siano delle difficoltà, cioè che le giovani capiscano meno le persone più giovani, le persone ci siano delle differenze oppure no, oppure che in realtà la sofferenza sia la stessa per tutti? Cioè ci siano dei mezzi? La sofferenza è la stessa per tutte, le dinamiche violente sono le stesse, perché voglio dire, la violenza poi si mette in atto solo in un modo, no? Per cui le dinamiche con cui viene messa in atto la violenza è la stessa per le giovani, per le donne di una certa età. Quindi, come dicevano, non è la cultura, non è la... No. La sofferenza è la stessa e, ecco, vorrei dire che vorrei dire una cosa, che sicuramente se io incontro la violenza... quando sono piccola o quando sono giovane, l'impatto che ci sarà su di me sarà un impatto maggiore, perché di fatto è nel mio momento di crescita, di sviluppo, che entro in contatto con qualcosa che mi fa così male, mi fa soffrire così tanto. Le ripercussioni poi ci sono anche dopo. Sì, ecco, può essere una battuta d'arresto, può essere qualcosa che impedisce un processo più spontaneo e gioioso di crescita. Poi le persone spesso ce la fanno e superano le cose più terribili, e ci sono tantissime donne che le superano anche senza aiuto, che escono da situazioni impensabili. Dentro di noi ci sono tantissime risorse, e nonostante le cose terribili che ci possono capitare. Però al di là di questo, sicuramente vivere una situazione di violenza o assistere a situazioni di violenza dentro la famiglia da piccini è una cosa che ha un grosso, che porta tanto dolore, tanta confusione. Certo. Prima si parlava di strumenti per riuscire un pochino a difendersi, la legge, le normative ha momenti ha avuto delle modifiche che sono state, diciamo, non proprio felici, altre invece, mi diceva poco fa, che invece vanno nella direzione di un maggiore aiuto verso le donne. Sì, verso le donne, verso le persone in genere, per esempio l'introduzione della norma sul, in inglese è stato chiamato stalking, sì. sugli atti persecutori, dal mio punto di vista, per quello che vedo, ha avuto ampio utilizzo da quando è entrata in vigore, tenendo conto che ha dato un risalto a tutta una serie di condotte che prima venivano stiracchiate dentro ipotesi di reato, fra l'altro, fattispecie di reato, fra l'altro anche minori spesse volte, e che invece ora hanno trovato questa veste unitaria, fra l'altro con la possibilità di ottenere anche, quello che dicevo prima, le misure cautelari.
cioè la possibilità che l'autorità intervenga immediatamente laddove ci siano i presupposti per farlo, a interrompere una situazione di sopraffazione o di persecuzione sì. Da parte di un soggetto verso un altro, e questo è stato sicuramente un aiuto dal punto di vista normativo, ripeto, sempre considerando che il momento giudiziario è un momento penale di estrema razio, no? Si dice un punto d'arrivo, insomma. Ecco, un po', infatti. Senta, dottoressa Bruno, proprio su questa cosa dei comportamenti persecutori, ecco, ha notato, siccome ultimamente se ne parla molto, ma è un fenomeno che esisteva già prima o semplicemente ce ne accorgiamo perché se ne parla adesso? Ce ne accorgiamo perché queste situazioni della nostra esperienza di lavoro al centro Artemisia ci sono state fin dall'inizio, e in particolare sono situazioni che riguardano sia uomini che donne, intendiamoci in generale, ma in particolare nella nostra specifica esperienza spesso sono donne che si sono allontanate dal partner o perché separate dal marito, o dal fidanzato, o dal convivente, e che poi per anni vengono inseguite, perseguitate, pedinate, eccetera, eccetera. E fino ad ora, come diceva appunto la dottoressa Parrini, fino ad ora era una situazione molto difficile perché non c'erano strumenti adeguati e non si riusciva a mettere fine a queste situazioni. Noi abbiamo avuto anche molte donne che hanno dovuto lasciare il lavoro, la casa, se ne sono andate via perché non si riusciva a trovare un sistema per risolvere il problema. Ecco, da quando c'è questa legge, ora molte, devo dire, molte situazioni si sono risolte, e le donne sentono questo riconoscimento, cioè il fatto che venga riconosciuto e venga ammonito l'aggressore. Per la donna ha anche un valore, un significato simbolico, al di là dell'aspetto giuridico. C'è un significato simbolico, qualcuno che interviene e dice non lo devi fare, basta, in un modo autorevole. Ecco. È un aiuto anche da un punto di vista psicologico, ecco, con questa chiusura positiva, perché diciamo che in un certo senso alla fine in una situazione difficile dove crescono le violenze, però c'è spazio, abbiamo visto sia dal punto di vista normativo sia poi dal punto di vista fortunatamente delle capacità di recupero delle persone per poter andare avanti. C'è una legge regionale che stabilisce che in ogni provincia devono essere fatti centri, strutture di aiuto alle donne. Ci auguriamo che chiaramente ci siano anche i fondi per far sì che poi alla fine a queste belle iniziative si dia anche una veste concreta. Io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio le mie ospiti e vi do appuntamento alla prossima puntata.